difficile stasera commentare questa sconfitta. Sì, prima di tutto faccio i complimenti a Monza che hanno fatto un gran bella partita oggi. Credo che non abbiamo sottovalutato l'avversario, vedendo che loro sono entrati molto meglio di noi nella partita. Abbiamo vinto il primo set con un po' di fortuna anche alla fine, poi piano piano era una partita abbastanza equilibrata, solo che loro per i 5-7 hanno battuto molto meglio di noi. Noi ne eravamo proprio sconosciuti a certi punti della partita, perché ovvio che il nostro fondamentale più importante quest'anno era la battuta nostra, però la battuta non funzionava per oggi per niente. Poi il loro palleggiatore, che è molto bravo con le palle vicine alla rete, è riuscito a giocare con tutti i giocatori, quindi alla fine credo che questa è una gran bella lezione che dobbiamo imparare. Dobbiamo studiare bene questa sconfitta, perché il campionato è ancora lungo, ci abbiamo tante partite da giocare, e credo che dobbiamo imparare una grande lezione, come ho detto prima, da questa sconfitta stasera. Riccardo, una vera battaglia oggi con una Monza che difendeva tutto. Cosa è mancato secondo te? È mancata un po' di lucidità, e non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Hanno giocato meglio di noi, e anche quando eravamo riusciti a rindirizzare la partita dalla nostra, loro sono stati più bravi di noi a rientrare in partita che noi a chiuderla, e questo ci deve bruciare, perché è una delle prime volte che succede così, in questo modo. Quindi vuol dire che in una giornata in cui non eravamo tanto brillanti eravamo comunque riusciti a rimetterla dalla parte nostra, ma questa volta non siamo riusciti a chiuderla e non siamo riusciti a stare tanto bene nella fatica, che è una delle prime volte che ci capita. È un campanello d'allarme, dobbiamo stare lì tutti insieme sicuramente, ma non lasciare andare questa partita come se fosse un caso. Grazie. Fabio, immagino che sia difficile commentare una partita che non è nata bene, è stata difficile sempre, però forse nel finale di quarto set è mancata la capacità di chiudere. Ma non è difficile, dispiace commentare una sconfitta, perché siamo venuti qua convinti, secondo me, dei nostri mezzi, con un percorso di crescita vero, importante, con tanti strumenti che non so per quale motivo oggi non siamo riusciti a mettere in campo. Ne parleremo, perché secondo me c'è più da parlarne che da guardarne. Dispiace perché, ripeto, questa squadra ha in serbo gli strumenti per poter affrontare questo tipo di eventi, e oggi invece siamo entrati in campo, secondo me, con un peso sulle spalle che dobbiamo veramente capire da dove viene, perché questa squadra, quando gioca libera dai pensieri che non siano quelli della pallavolo, gioca una pallavolo di altissimo livello. I complimenti vanno sicuramente a Monza, perché ha giocato, credo, forse la sua miglior partita di quest'anno, però credo che noi, dal punto di vista proprio della qualità del gioco, oggi non siamo riusciti a esprimerci ai nostri livelli, ed è questo, secondo me, quello che dovremo analizzare, capire e serenamente affrontare, per poterci ripresentare dove ci vogliamo ripresentare, e cioè in eventi di questo tipo, un pochettino più pronti, consci e sereni rispetto a quello che abbiamo fatto oggi.